PlayStation 5 e Xbox Scarlett sono ancora in via di sviluppo. Nel frattempo, le voci di corridoio sulle console di nuova generazione proseguono senza sosta. Al netto delle differenze che verranno fuori nel corso del tempo, è probabile che i due progetti sfrutteranno basi hardware simili a livello di architettura, con piccole personalizzazioni che potrebbero differenziare leggermente le prestazioni. Prima di proseguire, cliccate sulla campanella delle notifiche per supportare il canale e non perdervi nessun video di Ebrei.it. Proprio di recente, sulle pagine di Reset Era, un insider ha affermato che il dev kit di PlayStation 5 è più performante di quello di Scarlett. A prescindere dalla veridicità della fonte, è probabile che a influenzare le prestazioni sia più lo stato di sviluppo dei dev kit che l'hardware. Bastano frequenze di clock non ancora allineate per creare discrepanze nelle performance. Proprio l'hardware è stato oggetto di diversi rumor nelle ultime settimane, con particolare riferimento al processore che sarà impiegato da PlayStation 5. Le certezze sono poche, per ora si sa solo che Sony sfrutterà l'architettura Zen 2 per la sua console, con 8 core totali. L'utilizzo della tecnologia Simultaneous Multithreading, già disponibile nei processori Ryzen per PC, porterebbe il numero di thread gestibili in parallelo a 16, ma non è mai stata associata ai processori delle nuove console. In compenso, sembra che il clock sarà di 3,2 GHz. La stessa frequenza è stata associata alla CPU di Xbox Scarlett, a conferma che lo sviluppo dei due hardware sta procedendo in parallelo e che le differenze non dovrebbero essere così marcate. Rispetto all'attuale generazione, il salto prestazionale sarà enorme, merito dell'architettura Zen 2 e del processo produttivo, che passa dai 28 nanometri utilizzati su PlayStation 5 ai 7 nanometri impiegati sui processori Zen 2 e sulle GPU Navi. A proposito di Navi, le nuove console non impiegheranno l'architettura RDNA vista nelle schede video della serie RX 5700, ma la RDNA 2, in arrivo il prossimo anno, anche su PC insieme al supporto per il Ray Tracing. AMD non ha ancora chiarito come implementerà questa tecnologia, ma appare molto probabile l'utilizzo di unità di calcolo dedicate, la cui introduzione richiederà un rinnovamento dell'architettura vista finora nelle schede video Navi. Sempre a proposito di PlayStation 5, hanno fatto scalpore le voci sul possibile arrivo di cartucce di memoria esterne, che hanno fatto pensare all'abbandono dei supporti ottici per i giochi. In realtà, l'utilizzo di Blu-ray da 100 GB è già stato confermato da Sony, per cui queste cartucce, se mai saranno realmente impiegate, serviranno ad espandere la memoria interna. Le dimensioni dei giochi sono cresciute molto negli ultimi anni e un eventuale PlayStation 5 da 500 GB potrebbe bastare a malapena per installare una manciata di titoli. Tuttavia, per contenere i costi, Sony potrebbe creare una PlayStation 5 base da 500 GB, offrendo poi le cartucce di espansione per aumentare lo spazio disponibile, e modelli con maggiore memoria venduti però a un costo superiore. Cosa ne pensate di queste caratteristiche? Fatecelo sapere, come sempre, nello spazio dedicato ai commenti.